Riccardo Camanini, Lido 84, grande piacere, grande onore. Grazie. Averti qui. Partiamo subito e parliamo di memoria. Quest'anno chiaramente la tematica affrontata da Identità Golose è appunto la costruzione delle nuove memorie. E volevo chiederti un tuo ricordo, una tua memoria olfattiva legata alla cucina e poi così di parlarci, quanto è importante, no, attingere, quanto è importante avere quel bacino, custodirlo e saperlo tesoro, poi certo, appunto riportare nei piatti. Ma guarda, ti dico che la domanda che mi fai è piuttosto difficile. Forse tendo a volermi ricordare il profumo del pane, ma perché trovo che siano dei profumi più ancestrali e umani che ci siano tutt'oggi nella cucina. Quanto sia importante salvarne le memorie, cercarne di custodirne comunque il ricordo attivo, ma non celebrarne le ceneri, ma farne rivivere la fiamma, trovo che sia stato un'idea, un tema estremamente azzeccato. Fa parte dell'evoluzione del processo umano, fa parte di una processo di crescita che non sempre è così scontato, e il tema di oggi l'ho trattato con un argomento chiamato il bufalo e la locomotiva, chiaramente che riprendeva la canzone di De Gregori, Buffalo Bill, e di quanto sia difficile ma allo stesso tempo entusiasmante questo scarto di lato emotivo che può praticare il bufalo a dispetto della locomotiva che ha la strada segnata. È chiaro che questo è quello che ci auguriamo sempre, quello di poter evolvere, migliorare e andare avanti. E da questo punto di vista ho cercato di rappresentare lo spazio che mi hanno dato con un flusso emotivo di ricette, 14 ricette in 35 minuti, ma non perché voleva essere un record di numero di ricette, ma semplicemente per rappresentare quanto il flusso emotivo di un cuoco sia fondamentale da poter individuare in una parte molto importante che è la gola. La gola rispetto alla pancia e alla testa chiaramente dà un processo di sviluppo di una ricetta che è molto più personale, perché tocca la parte più egoistica di noi. Molto bello e anche molto suggestivo, perché poi mi parli del lato emotivo, del lato emozionale, quindi che forse in una linearità di vita rappresenta anche un po' l'imprevisto. Un imprevisto che spesso fa parte della cucina, così come uno dei tuoi piatti che io ho avuto la fortuna di assaggiare, che è un'ottima cacio e pepe cotta in una vescica, di cui appunto... Sì, spero che i romani non si arrabbino mai troppo per questa interpretazione. È chiaro che è stata più che altro il desiderio di rileggere ciò che Apicius, romano, 200 anni prima di Cristo, lasciava come traccia, cioè l'utilizzo di queste vesciche per poter fermentare o trasportare le materie prime nelle colonie romane. E quindi lì l'abbinamento ho cercato di renderlo estremamente coeso tra la popolarità di una grandissima pasta, la cacio e pepe, la romanità della cacio e pepe e la romanità di Apicius, che chiaramente ne tracciava già le lodi di gastronomia romana già 200 anni prima di Cristo. Quindi il fatto di reinterpretare questa pasta e di non renderla perfetta ma perfettibile, cercare di mantenerne comunque le integrità gustative, ma essendone cosciente che il contenitore e gli ingredienti faranno il loro gioco, ne toglie chiaramente la tutorialità al cuoco, che a volte registra troppo controllo su ogni ricetta, ma lascia lo spazio anche a quell'aspetto di sorpresa che ben venga in una cucina. Assolutamente. Ti faccio un'ultima domanda: dove sta andando secondo te la cucina italiana? Dove si sta dirigendo? Ma è sempre difficile da dire, perché faccio il cuoco prima di tutto. Penso che però la coscienza degli italiani negli ultimi 10 anni, chiaramente un grande merito va a tutti i grandi chef che l'hanno esportato nel mondo, è stata quella finalmente di essersi presi la briga di raccontare la cucina italiana nei ristoranti e non una cucina filo francese. Non che avessi qualcosa contro la cucina francese, per carità, la mia formazione è stata anche francese, ma è chiaro che l'Italia ha questo grandissimo valore aggiunto che è la provincia. E quindi in tutte le province italiane notiamo grandissime differenze che vanno salvaguardate e interpretate. La frammentazione dello Stato italiano deve essere un grandissimo valore aggiunto per poter manifestare la microdiversità gastronomica in questo paese, che ha bisogno ancora di salvaguardare le proprie ricette nel mondo. Sei perfetto!